tutti, buon lunedì e bentornati nella mia cucina con una nuova recensione, in questo caso di la piastra per cake pops della Lidl, quindi sempre Silvercrest, solita marca, solito negozio, insomma ormai mi conoscete, sapete che per quanto riguarda questi piccoli elettrodomestici mi rifornisco lì sempre e ogni volta che fanno uscire qualcosa di nuovo, a parte che guardate quanto era invitante la confezione, cioè c'erano questi cake pops disegnati che cioè magari mi uscissero così, magari un giorno mi cimenterò nel fare qualcosa di così decorativo e particolareggiato, quindi questa qua è la confezione. La settimana scorsa da Lidl, tra l'altro, questa piastra c'era ancora e l'avevano ulteriormente scontata e l'ho pagata 14,90 euro, insomma, soliti 15 euro. E la settimana scorsa l'ho vista a 12 euro, probabilmente perché erano gli ultimi pezzi. Considerazioni, diciamo a caldo, perché non l'ho usata così tante volte da potervi fare una recensione accuratissimissimissima, però insomma è la solita piastra, quindi non c'è niente di particolare. Diciamo che come prezzo molto buono, quanti cake pops vengono? 12, vengono bene, a differenza di tante recensioni che avevo trovato, a parte che in italiano ne ho trovate pochissime sulla piastra, questa qua, nello specifico di Lidl, e infatti mi ero fidata, diciamo, di qualche recensione tedesca che avevo trovato online, però, insomma, non mi avevano proprio convinto, in quanto dicevano che il cake pop poi non veniva perfettamente tondo, ma veniva tutto svergolo, insomma, una cosa brutta. In realtà vengono perfettamente, quindi sono delle palline praticamente perfette, super facili, si cuociono nei soliti 5-6 minuti, insomma dipende anche dalla ricettina che utilizzate, e il risultato a me è sempre venuto bene. Diciamo che per quello che posso dirvi, almeno il risultato è venuto bene per la forma, perché ora vi farò questa è una recensione un attimino rancorosa, nel senso che avevo tantissime aspettative su questa piastra, perché nella mia testa era tipo la svolta, nel senso che i pops io li ho provati a fare a mano, sbriciolando il pan di Spagna, sbriciolando i plum cake, un po' di tutto, però insomma era un po' macchinoso comunque da fare, non sempre veniva bene, scusate per i rumori che so che si sentono, ma qua sotto probabilmente sta passando l'arca di Noè, non si è capito. Comunque, tornando a noi, appunto, farli, sono sempre rimasta lì, la prima volta che li ho fatti e anche la seconda, a dire il vero, mi si sono completamente sbriciolati, avevo sbagliato con le dosi di formaggio spalmabile all'interno, poi ho provato con mascarpone, poi li ho provati senza niente, insomma, non mi sono mai trovata bene nel farli io. Ho comprato questa nella speranza di farli con più facilità e gustarmeli meglio. Devo dire che in realtà, allora, per quanto riguarda i cake pops dolci, niente da dire, anche perché non li ho fatti così tante volte da potervi dare un giudizio realmente completo. Per quanto riguarda i cake pops salati, che sono un'innovazione, nel senso che non tutti li fanno, sono un po' più complessi perché bisogna scegliere come farli, trovare gli ingredienti giusti, io ho utilizzato varie ricette trovate online e devo dire che il risultato è stato più che pessimo, nel senso che i cake pops sapevano completamente di frittata e a mio parere erano disgustosi, nel senso a me non sono piaciuti proprio per niente e io amo le uova, amo le frittate e no, assolutamente bocciati. Se però non avete visto il mio ultimo video, non il mio ultimo video perché ormai li sto pubblicando, non so se ve ne siete accorti, ma ho cambiato la programmazione del canale e pubblico praticamente pubblico tutti i giorni una ricetta, una collaborazione, video dolce, video salato, insomma un po' di tutto e spero che lo apprezziate. Detto ciò, tornando a noi, la settimana scorsa ho pubblicato un video su giovedì, dovrei averla pubblicata, comunque vi lascio il link qui sotto, una ricetta per fare dei bread pops, che sono una mia mezza invenzione, salati, che quindi sono dei paninazzi carini perché vengono tondini, sono super simpatici e se riesco vi metto una foto qui da qualche parte, e sono super carini perché poi li ho farciti con i salumi ed erano una cosa super golosa, però erano dei panini. E sì, i cake pops invece salati non mi sono usciti, erano delle frittatine. Detto ciò, e tornando alla recensione vera e propria, cosa si può dire su questa piastra? Che la Lidl si è come sempre superata, nel senso che la piastra è questa e secondo me è super carina, ha questo viola acceso, in questo caso non c'è la possibilità di scegliere colori vari,
solito viola acceso, solita macchinetta, quindi le solite due lucine rossa e verde che nel momento in cui voi la accendete, e tra l'altro come sempre vi consiglio di preparare un impasto magari non troppo spendioso in termini di ingredienti, anche semplicemente acqua e farina, tipo pane, insomma fate una cosa veloce e fate un paio di infornate, perché anche se la lavate appena la comprate, comunque consigliano anche nel manualetto di istruzioni che trovate all'interno della confezione, che è classico, tra l'altro c'è anche la ricetta base per fare i cake pops, continuerò a dire cupcake, quindi voi capiatemi, capitemi, non so neanche più cosa sto dicendo, ma va bene, torniamo a noi, perché quando faccio queste recensioni mi dilungo sempre in stupidaggini, quindi fatela andare un paio di volte con un impasto base per togliere l'odore e il sapore di plasticoso che c'è in tutte le piastre, a prescindere dal marchio, a prescindere che siano costose o economiche, quindi è un mio consiglio e ve lo consiglia anche il libretto. All'interno si presenta così, quindi con 12 semisfere e 12 sopra. Voi per prepararli riempirete le sfere completamente a metà e nel momento in cui la chiudete poi si fanno le palline, che sono super simpatiche e super versatili, soprattutto se volete sbizzarrirvi in decorazioni festine, se avete dei compleanni in vista, cose particolari. Nella scatola però non esce solo questa, ma cade tutto, vabbè, meglio così ve li faccio vedere più da vicino, ma questi pratici bastoncini che, a differenza del solito, e adesso non li ho più a portata di mano, però sempre da Lidl avevo comprato lo stampino per fare i cake pops, quello da forno, all'interno c'erano i classici bastoncini, quelli di carta, cartone, insomma quelli che usa e getta. Questi qui sono molto più carini perché sono in plastica dura. Io non lo so se voi riuscite a vederli bene, dovreste, sono belli lunghi, che sono una spanna, e sono rigidi, semirigidi, ma sono di plastica, quindi sono perfetti perché una volta utilizzati potete igienizzarli, lavarli in lavastoviglie, dove volete voi, e volendo potete anche riutilizzarli, soprattutto se magari li utilizzate in casa, in famiglia, se volete, insomma, ovvio, se fate un party con gli amici, poi non è che andate a rubargli le stecchine per riutilizzarle, però volendo potete farlo, se siete degli sfilorci come me. Quindi piastra, bacchettine e il pratico supporto. Il pratico supporto lo chiamo così perché è davvero pratico, cioè lo definiscono pratico supporto, ma lo è in tutti i sensi, perché voi poi, una volta tolti i cupcake, sì, ecco appunto, i cake pop dalla piastra, li potete poggiare direttamente qui nei 12 stampini e si raffreddano qui tranquillamente, e potete anche già bucarli perché c'è il forellino e quindi i cupcake stanno, i cake pops stanno anche in piedi, ed è super pratico perché di solito uno si deve sempre ingegnare con polistirolo, io una volta ho utilizzato anche quello che si mette nei vasi dei fiori per farli stare in piedi, quelli finti, insomma di tutto ragazzi, di tutto, invece così super pratico e appunto già nella scatola, tra l'altro questo qua è in plastica dura, quindi non si rompe facilmente, e secondo me è stata una genialata e anche una mezza innovazione, perché non in tutte le piastre appunto c'è il supportino bello solido, e per 15 euro secondo me ne vale assolutamente la pena. Quindi in diciamo, venendo al dunque, venendo a noi, consiglio la piastra Silvercrest di Lidl? Sì, assolutamente sì. Come tutte le altre piastre che ho acquistato, non mi sono trovata delusa, nessun problema, nessun danno, esce perfettamente, cioè esattamente come ve la descrivono è. La spina è sempre questa, quindi avrete bisogno della presa asciugo, come sempre, perché sono tutte così, però vabbè, se magari i vostri papà o voi siete in grado, insomma dipende anche da chi mi sta guardando in questo momento, potete anche modificarle, io spesso lo faccio fare a mio padre, quindi gliele faccio tagliare e lui, essendo elettricista, è in grado di mettermi la spina classica, che secondo me è molto più pratica e molto più comoda. Quindi questa era la mia idea, la mia recensione. Secondo me, se vi piacciono i cupcake, ecco, questo diciamo è il dettaglio, se li fate molto spesso potrebbe essere un'ottima idea, perché comunque vi soprattutto se li fate in grandi quantità e magari non siete in grado di farli da sole, perché se siete bravi a farli, ormai avete imparato e vi diverte, vi rilassa, tutto quello che è,
non è proprio utilissima, nel senso che, insomma, non è che uno tutti i giorni si fa cake pops. Ad esempio la pasta per i waffle è molto più, secondo me, viene da dire utile, però necessaria. Cioè, ad esempio, la mattina, cioè, se voi poteste scegliere, vi fareste un waffle o i cake pops? Io, sinceramente, preferirei dei waffle, quindi a mio avviso, ad esempio, quella è più sfruttabile. Questa magari la utilizzi per feste, Halloween, compleanni, insomma, dipende anche un attimino da uno che utilizzo ne fa. Io ve la consiglio per il prezzo e per la qualità, cioè il paragone qualità-prezzo come sempre è ottimo e io non mi sono mai trovata male, quindi sì, se la ritrovate in offerta, soprattutto se la ritrovate più in offerta dei 15 euro, quindi tipo adesso se c'è ancora, io vi consiglio di prenderla. Fatemi sapere qui sotto se voi l'avete, se l'avete presa, come vi siete trovati, se avete trovato delle ricettine fatte bene, perché all'interno del solito manualetto, nelle altre devo dire c'erano molte più ricette. Qui c'è solo la ricetta base. No, tra l'altro non è vero, c'è anche un'altra cosa molto carina, perché vi spiega come decorarli, nel senso che vi dice appunto di aspettare che si raffreddino, di preparare del cioccolato fuso, vedete, e poi vi dà una ricettina di base che qui è con 150 g di burro, zucchero vanigliato, 3 uova, insomma 40, 150 g di farina, 50 g di mandorle, un pizzico di sale, un pizzico di lievito in polvere, insomma non è male, diciamo che non è secondo me tutto così necessario. Per fare i 12 cake pops bastano un centinaio di grammi di farina, quindi neanche un dispendio di ingredienti esagerato. Sì, ecco, quindi manualetto utile. E poi volevo diciamo non introdurre, sì, introdurre nella recensione una cosa che non c'entra niente con la piastra in sé, ma qualche tempo fa da Lidl avevano fatto le piccole collane di libri, che erano super carine, e ogni volta che io ne avevo prese 4 o 5 libretti, perché sono piccini, carini, e costavano, mi sembra, 2 o 3 euro l'uno, cioè costavano pochissimo, e hanno un sacco di ricettine, e quindi io le avevo presi. In questo caso vi faccio vedere questa, che è quella relativa ai cake pops, che mi sembrava indicato mostrarvi ora, anche perché una ragazza mi aveva chiesto di parlare appunto di questi libricini, come mi ero trovata, se c'erano delle ricette carine e tutto il resto. Io sinceramente di questo non ho ancora provato nessuna ricetta, però l'ho sfogliata più volte e sono rimasta piacevolmente colpita. Per rispondere sempre a quella ragazza, il librettino è carinissimo perché all'interno è super curato, guardate le foto, ce ne sono tantissime, e sono belle, tipo questi qua sono stracarini a mio avviso. Oppure ne avevo trovata una di ricettina che mi aveva attirato, tipo queste per Halloween, può essere anche un'idea bella, bella simpatica. Fatemelo sapere qui sotto, mettete tanti pollici in su se volete che faccio una ricettina presa dal libro. Ecco, questi mi erano ispirati tantissimo. Sono dei cupcake cake pops, quindi praticamente hanno il topping, volendo si possono farcire, e sotto il cioccolato, e sono super carini. E sì, poi guardate per Natale, queste sono per chi ha diciamo i vari stampini per cake pops, non tanto per la piastra, però ci sono tante ricette di base, diciamo, tipo per un compleanno, anche questa è molto carina. Ovviamente un compleanno per bambini, si parla sempre di quello. Questa per Pasqua, vabbè, Pasqua è appena passata, però appunto ce ne sono varie, sono spiegate bene, brevi, concise, insomma a prova di ciompi. Poi di solito le decorazioni sono super super facili, ad esempio qui c'è le decorazioni, no, e le ricette, gli ingredienti. Ad esempio questo qua per l'impasto vuole zucchero, formaggio fresco, lievito, farina, un uovo e burro, quindi facile facile, pochi ingredienti, vi spiega bene tutto, vi spiega quanto tempo ci vuole per prepararla, quanto tempo devono cuocere e tutto il resto. E in più non so perché, in realtà, ah sì, vabbè, perché si chiama Cake Pops Macarons & Co. All'interno poi ci sono anche ricettine varie, ad esempio i macarons. Oppure, e sì, non pensate alla mia pronuncia di macarons, perché so che non si dice così, ma ormai, cioè, io li chiamo così ignorante come pochi, perché il francese non è proprio nelle mie corde. Ci sono anche biscottini,
cose carine, insomma. Quindi anche questi libricini, se dovessero riuscire, ve li straconsiglio. Ma in generale, Lidl esce sempre con dei libricini di cucina, soprattutto nelle settimane dedicate alla cucina, ma non solo. E spesso c'è qualcosa di carino, spesso invece sono proprio libricini piccini con delle ricette magari poco pratiche, poco utilizzate, poco italianizzabili, quindi magari con ingredienti anche difficili da reperire. In questo caso sono super comodi perché ci sono mille idee. Ad esempio, vi do una piccola anticipazione su una ricetta che farò prossimamente. Rapida, chi l'ha vista, no, ve lo dico, farò la ricetta dei brownies che mi è stata tanto richiesta. Non farò quella nel dettaglio, ma magari prenderò un po' di ispirazione perché era molto golosa. E niente, quindi consigliatissima la piastra per cake pops. Fatemi sapere se l'acquistate, se l'avete, le vostre ricettine segrete, se queste recensioni vi piacciono. Dal feedback che mi dà YouTube, inteso come quantità di visualizzazioni, mi piace, tutto il resto sembra di sì, quindi io continuo a farle, però insomma fatemelo sapere anche voi con un commentino. A me sono sempre molto utili, io mi fido ciecamente di alcune YouTuber, quindi se mi dicono quella è funziona, io la prendo, e spero che un giorno qualcuno si fiderà così tanto di me da dire ok, se Dani lo dice vuol dire che è vero, non lo fa per pubblicità, anche perché insomma Lidl non mi paga, io compro tutte queste cosine appunto perché mi piace sperperare soldi in questi elettrodomestici all'apparenza inutili, ma che vi assicuro possono sempre salvare la vita in corner, ad esempio per un party improvvisato, una festa all'improvviso o quando non avete particolari idee o tempo di cucinare. Quindi io vi mando un bacione, per questa lunedì è finita anche questa recensione, noi ci vediamo domani con la prossima ricetta, ciao!